Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi sono qua per portarvi un video con Pantheon Mid Full Assassin, una build interessante, divertente e che sicuramente ha il suo perché. Allora, prima di iniziare ovviamente vi ricordo che potete sostenere il canale molto facilmente mentre giro il microfono, scusate, mettendo like al video. Mettete like al video se vi piacciono questi tipi di video in cui vi consiglio delle build interessanti. E adesso iniziamo a giocare. Dopo che avrete messo il like, mettete like, mettete like. Bene, allora io ho della musica rilassante qua con me. Siamo contro Annie. Il nostro scopo sarà quello di utilizzare la Q non caricata per fare danni, tanti danni ad Annie, perché la nostra Q ha un range molto molto alto, in realtà un buonissimo range, ma la gente non lo sa bene praticamente. Ok, come vedete facciamo tanti tanti danni. Lei ha già e dobbiamo usare la Q, quella veloce, perché sennò l'altra ha un tempo di ricarica molto più lungo e quindi non possiamo dar fastidio all'avversario tanto quanto vorremmo. Non ci sono arrivato. Adesso carichiamo la W al massimo, cioè la passiva al massimo, scusate, e cerchiamo di usarla per una W, o ancora meglio una Q e poi una W, o una W poi una Q. Cioè una W quando arriviamo a 4 per la passiva e poi la Q. Per poco. Lei ha capito qual è l'andazzo, quindi cerca ovviamente di non farsi beccare. Dovrei riuscire ad ammazzarla. Brava, bel flash. Ho mancato il cannone però. Peccato. Quindi noi adesso farmiamo tranquillamente, visto che se riesco a beccare un minion, ok. Bene. Lei ha recollato, quindi dovremmo cercare di pushare il più velocemente possibile. Anche mancando qualche minion, magari non troppi. C'è Kane che sta combattendo con Nunu, però arriva pure qualcun altro. Bene, noi recolliamo subito. Attenzione che arriva Annie. Recolliamo subito e prendiamo... Allora, questa build, non vi ho detto che tipo di build è. È una build full assassin, praticamente. Andremo... con Dark Harvest, Raccolto Oscuro, Sudden Impact, Collezione di Bulbi, Cacciatore del Tesoro, Trionfo e Colpo di Grazia, Attacco, Attacco e in questo caso Resistenza Magica. E andremo a buildare come primo item l'Eclissi e poi vediamo a seconda del game, ma probabilmente faremo Eclissi, Yommu e poi andremo con un item un pochetto più difensivo. Non difensivo, ma un po' più difensivo. Io intanto ho la Q potente, quindi dovrei cercare di usarla per beccare anche lei, però mancata alla grande. Ok, ci facciamo pushare sotto torre. Lei probabilmente cercherà di... Ok, l'abbiamo frizzata questa. Quindi ora se lei vuole fare qualcosa, intanto pinghiamo che non c'è, se lei vuole fare qualcosa deve venirci addosso. Annie è bot, come vedete, noi continuiamo a farmare tranquillamente. Ok. Cerchiamo di dare una mano a lui. Ucciso, però sono morto. Annie purtroppo si è presa la doppia kill. Mutiamo tutti.
però noi abbiamo fatto alla fine un buon lavoro in realtà. Serrated Dirk, perché il primo item è l'Eclissi. Lei adesso 23 minion a 31, io purtroppo sono solo morto, però vedete lei è in difficoltà nel pushare la wave e non ha mana, quindi avrà molta difficoltà nel pusharla. E se continua così io arrivo in lane, riesco a quantomeno darle fastidio. Forse l'ammazzo. No, c'ha le pozioni, quindi non l'ammazzo. Forse potevo farla recollare qua. Dovevo vedere se c'aveva le pozioni prima di fare... di andare all in completamente. Però noi sappiamo che non ha il TP, quindi lei si perde tutta questa wave. Madonna Nunu, ragazzi. Lei si è persa la wave, ma io adesso non so come farò ad affrontarla perché non ho abbastanza mana e HP. Devo giocarla molto bene adesso. Molto safe. Ah, ho perso il minion. La devo giocare molto safe, non posso prendere il cannone purtroppo. Riduzione danni, ce la facciamo? Non so mica sicuro. Ok, siamo sopravvissuti anche se per poco. Ok. Allora, non so dove è Annie. Quindi la pingo. Eccola qua. Siamo sopravvissuti per poco, ma siamo sopravvissuti. Forse l'ammazzano. Oh, raga, c'è Annie morta qua. No, no, non devi farmare, devi ammazzare Annie. Oh santo Dio. Usciamo la wave, lei probabilmente ha recollato perché pensava che l'avremmo andata ad ammazzare, ma nessuno ha fatto niente. Ora andiamo via. Mi metto sotto torre perché sennò rischio troppo. E siamo 55 a 41 come minion, stiamo andando abbastanza decentemente. Ci prendiamo lo scettro vampirico e poi torniamo in lane. Eccola. È in lane adesso. Ha full mana, quindi riuscirà a pushare abbastanza velocemente. Ricordiamoci che lei è anche più veloce di noi perché ha le sork, ha le scarpe complete. La pingo subito perché so che probabilmente andrà in bot lane. Io mi sono preso anche l'esperienza di questo minion. Ah, mi sono perso il minion. Maxiamo come seconda ovviamente la E. La prima è la Q. Annie sta andando qua. Bene. L'ho beccata con la Q, ho fatto tanto danno. Arriva Nunu. Bello, bello. Ostia, ma beccato col danno? Pensavo di no. Curata la Soraka. Che culo.
arrivano in un'altra volta e per bloccare il danno bene. Nunu sta camperando qua, ma va bene così. Noi assorbiamo pressione da lui. Vai. Bravissimo Kane, vedete? Avendo assorbito tutta quella pressione mid. Bene. Ora noi possiamo pushare e cercare di far fuori Annie. Ha rischiato, Oh! Fanculo! M'ha stunnato, quindi non sono riuscito ad attivare la E. Però vabbè, l'abbiamo uccisa e ora la wave va sotto torre, quindi... E stiamo, oltretutto, assorbendo un sacco di pressione da parte del jungler. La wave è sotto torre, quindi lei si perde tutti sti minion. Assolutamente worth. Io ho la R per poter dare una mano. Vado verso qua. Oddio, stanno morendo tutti. Vado con la R. Ucciso. E ora forse... Bene, lei non la uccidiamo, però... No, shutdown così ad Annie. Bene però. Adesso cerchiamo di rompere le palle ad Annie. Ho mancato una caterva di minion. Niente. Cerchiamo di togliere la ward. Non so perché. E sono morto. Per poco, Non so perché lui non abbia fatto, non si sia mosso. Questo che c'ha? 4-2. Cioè, poteva venirmi a dare la mano. Perché cazzo? Vabbè, lasciamo perdere. Prendiamo un altro di questo. Perché se andiamo a farci la Yomu. Ah, adesso, certo, adesso flashy. Deficiente. Vieni prima, no? Adesso flash ad... Mamma mia. Ovviamente è morto. La gente non sa proprio giocare. Attento. Perché hai intato, cazzarola? Senti, ma gliela fai ad ammazzarlo quello? Ah, ma perché mi hai rubato la kill che ci avevo messo l'ignite? Tu sei il supporto. Mannaggia a te. Vabbè. Niente, oh, niente. L'ho massacrata e Annie gli hanno dato 7000 kill. Guarda che roba.
Pensavo schivasse di là. Mo la massacro con le Q, eh. Adesso arriva Numu probabilmente. Beccata. Cazzo. Vaffanculo, Soraka del cazzo. Ah, Soraka l'ha salvata. Non so poi se stava curando lei o voleva curare Tristana. Probabilmente stava cercando di curare Tristana, ma ci ha avuto culo e contemporaneamente io stavo ammazzando Annie. Vaffanculo. Certo che ci hanno proprio culo, eh. Vendiamo questa. Prendo un altro di questo. Cerco di raggiungerli con una R. Vado. Dovrei ammazzarne almeno uno. Almeno lui l'ho ammazzato. Fanculo. Io non vorrei arrendermi, ma partita tosta questa, eh. Eccolo che arriva, rottura di palle. Vabbè, vaffanculo, va. Cazzo, che coglioni. L'ho distrutta, ma siccome gli altri hanno intato come animali, adesso ovviamente lei mi ammazza. Vabbè. Allora, prendiamo ovviamente questi per lo stun che dura un'ora e mezza. Sta botlane è un po' una merda, eh. Perché non scaliamo bene per niente con questa botlane qua. Attenzione. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, che ci devi fa? Cerco di andare ad ammazzare Tristana. C'ho 8 kill però. Ma probabile che mi ammazzi lei. Adesso vogliono farmare, capito? Stanno 8-0, ma vogliono farmare. 0-8, anzi, 2-5-3-5. Annie sta tipo qua. No. Come fai a fesseccare una roba del genere con una Annie così fiddata? No, è finita. Purtroppo la partita, raga, è finita. Guardate Yorick. Io se faccio una R qua purtroppo muoio. Quindi devo andare piano piano. Fortunatamente lo shutdown l'abbiamo preso. Shutdown preso, adesso ci prendiamo la Yomu. E poi andiamo con di qualcosa di... per resistere un po', specialmente ai danni di Annie. Oh, Zyra, madonna santa mia. Ecco,
Allora. Ok. Uccisa. Vediamo dove sono tutti. Cosa cazzo fa quell'altro? Ok. Shutdown presi, adesso devo andare assolutamente mid a fermarlo. Porca vacca. Ah, sono morto. Purtroppo sono morto, però vabbè, dai, è andata abbastanza bene. Sto dando una grossa mano al team qua. Ora, mi dicevo, allora, i danni, vedete, sono principalmente magici. Lui fa tanti danni magici. Lei pure. Io quindi mi prenderei... forse la Mo? E poi la Black Cleaver e poi la Death Dance? Mi sa che è la cosa migliore che posso fare. Vendo anche questo. Vado così, un'altra pink e via. Annie si è presa un'altra kill, e una madonna ragazzi quanto siete scarsi. Mamma mia. Ok, lui farma qui, io farmo qua allora. Yorick è qui. Stanno facendo il Baron. Sono l'unico che se ne è accorto. Rubato. Non male. Peccato che adesso siamo tutti morti qua. Brava. Per poco, eh. Lui ora cerca di beccarci con una da dietro il muro. Ora l'ammazzo. Morta. Dov'è Annie? Vabbè. Ah. Raga, noi non abbiamo la bot lane praticamente. Gente che c'ha... cioè questa c'ha 50 minion in più di questa, un livello in più, una caterva di kill in più. E non abbiamo la bot lane, loro hanno una bot lane. Purtroppo il problema principale è questo. Allora no, noi ci prendiamo questa. E poi mi prendo la Death Dance o la Black Cleaver? Forse la Black Cleaver è meglio contro questa comp. Perché loro hanno due tank, uno e due. Mi serve qualcosa per far danno anche a loro. E qualcosa anche per sopravvivere. E gli HP sono buoni.
Questa è un... purtroppo abbiamo il team proprio peggiore, nel senso a livello di comp proprio, perché abbiamo due supporti che non so che ci facciamo con Zyra e Seraphin botlane, con quello score e con quella, con quel farm soprattutto. Oddio. Però va bene. Allora, cerchiamo di raggiungere Yorick. Porca vacca, raga. Vado. Dai che lo ammazza lui. Perfetto. Vai, ammazzo anche di qua. Dobbiamo difendere questa. Ci vado di corsa perché c'ho la Yommus. Loro stanno già difendendo in realtà. La prima ad ammazzare è Annie. Anzi, Soraka. Molto male qua, eh. Vabbè. La differenza è palese, no? Io Annie l'avevo massacrata. L'avevo massacrata in lane. Dopo questa sta 2-8, questa 3-9. Che gli devi fare? Credo che meglio di così non potevo giocarla. Cioè abbiamo proprio una comp che non poteva vincere questa partita, purtroppo. Fatemi sapere comunque se il video vi è piaciuto. Vi ringrazio per averlo visto, ovviamente. E ci vediamo come al solito alla prossima. Bella raga, ciao. Tanto il game è perso. Vi faccio vedere la scritta proprio per completezza. Sconfitta. Bella, ciao raga.